Davanti a 400 spettatori festanti, il Toro festeggia l'esordio sulla panchina di Mistrellada con 9 gol ai dilettanti umbri del Viole. Una sgambata utile per raccogliere le prime informazioni dopo una settimana di ritiro. L'11 scelto dal tecnico cuneese vede Gomis, D'Ambrosio, Garofalo, Gorobsov, Benedetti, Ogbonna, Junco, Zanetti, Bianchi, Abruscato e Braganza. In panchina si siedono Carrieri, Rivalta, Rubin, Bellinghieri e Kofi, mentre Dalton si piazza nella porta del Viole ed invece i vari Lazarevic, Gasbaroni, Soimel, Pratali, Morello, Salgado, Suciu, Di Michele, Loviso e Pisano rimangono ai margini per acciacchi vari o forma approssimativa. Il primo gol della stagione granata arriva all'ottavo minuto. La firma è quella di Paolo Zanetti con un bolide dalla distanza che non lascia scampo a Dalton. Il raddoppio arriva 20 minuti dopo. D'Ambrosio si invola sulla destra, la palla giunge a Braganza che tira, Dalton para e sulla respinta per Capitan Bianchi è un gioco da ragazzi depositare la palla in rete. La terza segnatura arriva al 38esimo, l'assist è di D'Ambrosio ma il merito è tutto di Elvis Abruscato con una perfetta volée che si insacca nell'angolo. Prima dell'intervallo c'è ancora il tempo per il quarto gol, angolo di Junco e poi potente stacco di testa di Bianchi. Nell'intervallo Laida cambia le carte in tavola, dando spazio ai panchinari ed invertendo i due portieri. Al 20esimo il Toro cala la cinquina. Il protagonista è sempre Bianchi, con un tocco da pochi passi. Dopo 5 minuti arriva il gol più bello di giornata. A metterlo a segno è Gorobsov con una punizione davvero magistrale. Il Viole inizia a calare di intensità, mentre i granata continuano a premere con il cross di Braganza e l'inzucata di Bianchi, che vale il 7-0 al 28esimo. Negli ultimi 7 minuti il Toro bussa ancora due volte. Prima i Bianchi a chiudere la sua personale cinquina, poi il bomber si trasforma in uomo assist per mandare il gol un infaticabile Danilo D'Ambrosio.